Ah, salve, benvenuti a tutti. Siamo ritornati con le Arca News perché venerdì scorso non potevamo, o almeno io mi sono dimenticato proprio. Stavo da qui il cosiddetto Nick Delarge nella bella Radeo e ho detto: ma ieri non era venerdì, non c'erano le Arca News. Boh, ciao Io Nick, come stai? bene, bene, dai, questa settimana intensa. Memories Avenue da sabato scorso su YouTube, quindi recuperatelo perché siamo oltre le 800 visualizzazioni. Ci arriviamo a ste 1000. Sì, ci arriviamo. Ho fatto la mia recensione al creatore sul canale, quindi se siete proprio tranquilli, tranquilli. Spieghiamo per i nuovi cosa sono le Arca News. Sono due appuntamenti, lunedì e il venerdì. Parliamo dei vari argomenti della settimana. Lunedì di solito c'è una notizia sul box office, che in realtà è fatta di due perché c'è il box office del mondo e solo invece dell'Italia. Però c'è un altro argomento principale, io oggi ne ho aggiunto un terzo molto veloce, poi facciamo la lettura dei film che abbiamo visto tramite Letterboxd e commentiamo velocemente. Ho fatto una piccola modifica, ho tolto il quiz del cinefilo da qui, ma perché farò una rubrica apposta sul canale. Magari il martedì e il giovedì farò una mezz'oretta solo di quiz. E la metto sul canale così chi vuole rispondere risponda. Già da domani cercherò di organizzarla per domani, se no giovedì. E quindi il venerdì invece non facciamo il box office, ma invece facciamo due argomenti veri e propri. No, vabbè, io la cosa grossa ve l'ho già detta, Memories Avenue su YouTube, mi raccomando, portatelo, grazie. Comunque, abbonatevi al canale, siamo quasi arrivati ai 2400. Il mio obiettivo, 1000 iscritti, ve l'ho detto in tutte le salse, in tutte le recensioni che ho portato, 1000 iscritti nel 2020, se mancano 4-5 mesi su, siamo a 816, quello che è. Impegnatevi un pochino, dai, supportatemi. Ultime uscite, Kiki, no, Kiki non l'abbiamo, no, non abbiamo No, no. parlato. Ah sì, Bird Box Barcellona, film che uscì su Netflix. Ora mercoledì tornano nuovi film e quindi poi vi porterò le nuove recensioni, mi raccomando. Quindi, senza perderci in chiacchiere, finalmente trattiamo il box office, perché questa settimana ci sono novità. A proposito di un film che verrà citato, ovvero Mission Impossible Dead Reckoning, una cosa del genere, parte Recording. 1, Reckoning. Parte 1, entrambi abbiamo portato la recensione sul canale e oggi ne parliamo, infatti. Andiamo col box office del mondo intero, ok? Facciamo il contrario. Diciamo, questo lo Dai, dai. mettiamo basso e questo invece lo mettiamo alto. Fuori dalla classifica americana, e poi citiamo poi gli incassi mondiali, dei film che ormai ci interessano, citiamo gli ultimi che stanno ormai finendo la corsa. Ovvero Transformers 420 milioni con un budget di 200, poi faccio commentare. Spider-Verse 663 con un budget di 100, che è stato per molte settimane il primo in classifica, adesso è un po' uscito, ma giustamente. The Flash, budget di 350 milioni, incassi del mondo 263 alla prima settimana. Magari alla sesta settimana è finito The Flash. Invece, andiamo agli incassi, poi commentiamo. Agli incassi dei primi 5 in America, Elemental, che il flop iniziale era annunciato, è ancora un flop perché è costato 200, ma con gli incassi americani e nel mondo è arrivato a 311, quasi il doppio del budget. No, in realtà manca tanto per il doppio del budget, comunque giusto le spese di produzione. Quarto posto per Indiana Jones 5, cos'era? Il Quadrante del destino. destino, il badante del destino. Il quadrante del destino, questi nomi sempre così fantasiosi, che arriva a 302 milioni, ma ha un budget stratosferico di 294, quindi per la regola del 3, quindi fare per 3 il budget per avere un successo impossibile. Terzo posto Insidious Red Door.
Al contrario di Indiana Jones, ne hanno spesi 16 e in 2 settimane ne hanno incassati 122, quindi altri 3 sequel sono in arrivo. Secondo posto per questo film di cui sappiamo poco, che è uscito solo in America, Sound of Freedom, che è un film sul traffico di bambini, dedicato a dei temi molto specifici legati alla destra americana. Qua lo cito così, per fare un po' di chiacchiere, 14,5 milioni e ne ha incassati 85,5. Complimenti a loro. E primo posto, Men in Black, Dead Reckoning, come cazzo si Men chiama? in Black. O Mission Impossible, che cazzo ho detto? Men in Black, vabbè. Mission Impossible, Dead Reckoning, parte 1, budget 300 milioni, tanto per le spese poi vari reshoot, eccetera, 235 milioni. Ok, ora metto il banner, commento brevemente e poi faccio andare Nick. Innanzitutto, quelli fuori dalla classifica. Ormai Transformers ha finito ed è stato più che dignitoso. Non è un successo, ma non è neanche un flop. Nel senso che ha fatto più del doppio del budget. In un periodo così poteva andare molto peggio, vedi The Flash. Quindi tutto sommato, non so se faranno un seguito, ma forse ci potrebbero pensare. Se magari il film arrivasse a 450 milioni, magari ci pensano, se sta un altro po' in giro, oppure se viene molto apprezzato sulle piattaforme o vende tanti DVD, Blu-ray, non lo so, tanti giocattolini, magari lo fanno. Spider-Verse ormai ha finito, ma guadagna ancora 100 milioni, 663. Io punto ancora ai 700, come avevo detto tempo fa, per me ce la può fare, chiudere con 7 volte il budget è un grande successo, così possono dare più soldi agli animatori per fare il seguito e farlo bene. Vero Sony? Vero, vero? E poi c'è The Flash che, vabbè, incommentabile, direi che io ho messo 300 perché voglio essere gentile, ma è 350 milioni il budget, perché non l'hanno detto mica, eh. No, 250, no, guarda, 300. ti rettifico. È arrivato oggi in un video, ha finito The Flash. Vabbè, sì, però il budget non si sa, è fra i 250 e i 350. Io ho messo 300, ma è Ah, 350. ok, budget, sì. Ok, ha finito, sì, The Flash ha finito. Quinto posto, Elemental se la sta cavando meglio di quanto pensassi, perché avevo detto al massimo arriva a 300. In realtà, con il passaparola, dicono, beh, però tutto sommato ma è un flop, non fa neanche il doppio. Se abbiamo detto che Transformers è un flop e ha fatto il doppio del budget, questo neanche ci arriva a farne 400, quindi è un flop clamoroso. Indiana Jones 5 ha incassato benino, per carità, ma il budget è troppo alto. Se arriva a 500, 400 è tanto ed è un flop clamoroso. Insidious, va bene, abbiamo capito che spendere poco si guadagna tanto, soprattutto se fai degli horror di merda. Quindi non fate ancora horror di merda, mi raccomando. E il secondo posto l'ho messo così. Per curiosità, non lo vedremo mai probabilmente. Quindi, ok, però è strano che in America certe tematiche legate alla cristianità. Men in Black, eh sì, perché Men in Black? Perché Mission Impossible, la prima parte, di cui parleremo io e Nick senza fare il banner a parte, quindi ne parliamo uno spoiler, magari venerdì ne parliamo spoiler, ecco, ha incassato bene. Perché Top Gun aveva incassato prima settimana 280, questo 235, che vuol dire che supera il miliardo, non lo so, non credo, però può arrivare facilmente ai 700-750, anche 800, chissà, magari si spingerà anche più in là. Nick, cosa mi dici? Allora, vabbè, The Flash è uno dei più grandi flop della storia del cinema, questo in dubbio. Transformers è un brutto risultato alla fine, poi possono accontentarsi loro, ma è un flop bello, bel flop, ecco. Per quanto poteva essere peggio, secondo me anche loro si aspettavano peggio. Spider-Verse, successore, aspettiamo il prossimo, magari quando sarò sposato. E Elemental, io l'ho detto, per me 48 milioni iniziali era proprio un disastro. Si è salvato tantissimo, il film poteva finire a 120 milioni, e sarebbe stato uno dei più grandi flop della storia. Mentre invece, comunque, in realtà, se contiamo che la settimana scorsa stava a 2,50,
Forse a 3,50 ci arriva pure. È un flop anche questo, bello grosso. Insidious, vabbè. Indiana Jones 5, disastro. Anche qui un disastro bello, bello pieno. Per me 400 non arriva. Faticherà ad arrivare ai 3,50. Sound of Freedom, buon per loro. Mission Impossible, bel risultato. Adesso dobbiamo vedere come regge in realtà. Dobbiamo vedere come regge. Perché... Non è detto. Settimana prossima arrivano Oppenheimer e Barbie. Quindi io non lo so. Poi è Tom Cruise, è un altro tipo di saga, un altro intrattenimento. Vedremo. Però sinceramente ho i miei dubbi che possa magari, almeno io dico, in un mondo in cui certi film che non ti saresti mai aspettato floppassero, hanno floppato, sembra strano. Che appunto in un mondo in cui anche lo star system è un po' più caduto, Tom Cruise continua ad arrancare, sarà per il successo di Top Gun. Secondo me comunque 500 li fa sicuramente. Poi bisogna vedere sopra come si comporta, come regge, ecco. Perché ci saranno la casa dei fantasmi dopo, quindi vediamo, però tutto sommato io sono fiducioso. Torno Bene, parlano bene come CinemaScore, una A mi pare, anche Elemental ha una A, mi pare, a meno, e lo ha portato a incassare tanto anche nel tempo. Per esempio, The Flash aveva un CinemaScore di C, no, B più è scarso, abbastanza scarso, infatti abbiamo visto. CinemaScore, per chi non lo sapesse, è un metodo secondo cui intervistano, penso, le persone che escono dal cinema chiedendogli quanto ti è piaciuto questo film. Quindi, se lo fai su larga scala, hai un'idea se il passaparola sarà positivo o negativo. E quindi parliamo dopo con Nick di Mission Impossible, il 7, perché chiudiamo con gli eccomi. incassi italiani, italioti. Ok, prima vi leggo le ultime 5 posizioni, poi le prime 5, poi metto il banner. Lo so che è meno interessante, però ci fa capire a noi italiani cosa ci piace. E io d'ora in poi voglio capire, dall'altra volta, quanti film italiani ci sono nella top 10. Perché è interessante quanto siamo dipendenti dai film altrui e quanto i nostri film valgono davvero. Vado su Cinetel, che è il sito a cui mi riferisco, che è quello più aggiornato. Mi dice: decimo posto, Le mie ragazze di carta con 9.000 euro nel weekend, si intende, che okay. Non so cosa sia, ragazzi, non l'ho No, è un film idea. un po' più d'estate, un po' che sale. Vabbè, comunque, decimo, e ha fatto 9.000 euro il decimo posto nostro, eh. Pensate un po' come siamo messi. Vabbè. La Sirenetta ancora qua, 9.000 euro, nono posto, vabbè, niente. Ottavo posto per Across the Spider-Verse, perché in Italia regge meno che nel resto del mondo, perché l'abbiamo visto tutti, probabilmente. Ottavo posto. Settimo posto, Kiki consegne a domicilio, 23.000 euro. Sesto per il tuo magico Nick Hypnotic, che guadagna Ma pochissimo, comunque 26.000 godo, euro. godo. E poi c'è Ruby Gilman, che è un flop clamoroso, che non ho controllato, ma è un flop clamoroso, che Non è al disa, quinto no. posto. Sì, è al quinto posto, 66.000 euro. Quarto posto, Insidious, 68.000. Elemental, 123.000, quindi c'è uno il doppio. In Italia piace molto la Pixar e la Disney, perché Elemental è ancora fra i primi posti. Lo capiamo qua. Secondo posto, Indiana Jones, 150.000 euro, con un incasso, qua dice, in Italia di quasi 5 milioni. In Italia 5 milioni incassato Indiana Eh Jones. beh, sono in nostalgia. Elemental quanto? Anche qua 5 milioni. Solo in Italia 5 milioni. Quindi piace tanto, ok? E Across 6 milioni e 400.000 euro. Secondo posto Indiana Jones, primo posto Mission Impossible, chiaramente 7 con 400.000 euro, quindi il più alto. Ruby Gilman ha Ora. fatto in totale. Ruby Gilman, godo Sì. peraltro, ha fatto in totale 34 milioni. Un Budget budget di.
150, quant'era? Mi pare. Guarda, secondo me anche lì, vediamo. Ah, comunque 70 milioni. È comunque un 70, dai. difetto. Sì, a 210 non ci arriviamo anche se preghi. Quindi, no, perché me lo mette così? Ok. Allora, commentami un po' questi 10 posti italiani, brevemente. Vabbè, sono felice che non ci sia la stanza delle meraviglie. Sono felice per chi, sono felice per il fatto che Elemental stia reggendo, infatti è un incidente mediocre, non è brutto, simpatico. Sirius, vabbè, l'horror, cosa ti aspettavi? 25 giorni nostalgici, quegli uomini tipo Dino che vanno lì a rivederlo, passati di cinema degli anni 80, e Mission Impossible era prevedibile, anche qui ci sono gli appassionati. Comunque tanta gente, non nella nostra sala, però comunque ho visto un sacco di persone che dall'Italia postava salvando Mission Impossible con la sala piena, non è che fanno da lì sul presto, quindi sinceramente secondo me alla fine se è andata bene, non mi sarei aspettato altro, in classicamente bassini, però è l'Italia che t'aspetta. Che poi c'era un tema che collegherò dopo. Interessante che qua film italiani non ce ne sono, tranne le mie ragazze di carta, non c'è niente di italiano. C'è stato Anche rapito per un paio di settimane, ma ottavo perché non è uscito posto. nulla ultimamente, è uscito una settimana scorsa, niente. Però è uscito Ho Ruffini, eh. rido perché chiamo. Ma il grande Ruffini che fa ridere le masse non fa ridere le masse, perché non è manco decimo, quindi vabbè. Quindi, triste. Quando ci sarà un bel film italiano che incasserà? Forse l'ultimo era Mixed by Harry, credo. Vabbè. Detto Sì. questo, è rapito un po'. Rapito sì, è stato un pochino in classifica, però. Andiamo Ma a... anche, no, ecco, l'ultimo è il sol dell'avvenire. Il sol dell'avvenire ha fatto sta. Ah, ok, sì. Quindi, togliamo il box office e parliamo di un tema. Dopo andiamo sullo sciopero degli attori. Andiamo su un tema che io voglio citare perché è interessante. Lo streaming come parassita. Bob Iger commenta: non che Bob Iger, presidente, mi pare, della Disney, oppure responsabile della Disney, che era andato in pensione e mi è stato richiamato. Mi pare durante la pandemia, dopo i disastri che erano stati fatti, ha fatto una dichiarazione. Non ha detto che sia un parassita lo streaming, ma ha detto un concetto che mi è molto caro e che io dissi tanti anni fa. Voglio controllare un attimo il microfono perché ho sempre paura che me lo sposti. No, è lo Yeti e non quello del computer. E ha detto una cosa che mi fa dire, ma io l'avevo predetto 2 anni fa, 3 anni fa. Ma andiamo alla dichiarazione di Bob Iger, che se la prende un po' con Disney Plus e un po' con tutti, perché commenta il flop che la Disney sta facendo nell'ultimo anno, dicendo: il problema più grande è ci sono troppi prodotti che escono tutti insieme. Sì, è vero, abbiamo Disney Plus, però non possono uscire tutte queste serie e fa sottintendere anche che il calo degli ascolti e i giudizi negativi è anche colpa di chi le ha fatte queste serie. Non lo dice chiaramente, ma spinge tanto sul fatto che sono troppe, non abbiamo tempo per curarle tutte come vorremmo, i film al cinema floppano, è un problema. Quindi sì, sottintende, almeno io penso, che ci sarà più cura per i film Marvel al cinema. E magari le serie se ne faranno di meno. Ora, io questo concetto lo voglio allargare a una cosa che pensai anni fa, quando non avevo ancora le Arcanews, no, l'avrei detta al tempo, ovvero io faccio un calcolo matematico perché durante la pandemia si è detto: va bene, le persone non possono andare al cinema, per cui ci buttiamo sullo streaming, per cui Netflix, il boom di Disney Plus. Tutti hanno aperto la loro piattaforma, pure Fornaio TV Plus ha aperto la sua piattaforma dove fa il pane, tutti hanno la loro piattaforma. Per cui tutti si buttano sullo streaming. Ma io ho sempre detto, ma ragazzi,
E mi stupisco che nessuno abbia fatto questo ragionamento. Ma facciamo un calcolo matematico. Io sono un abbonato di una piattaforma e pago quanto? Al massimo mi pare che la cifra più alta sia HBO Max, che ora si chiama solo Max, pare sui 30 euro, 25-30 euro al massimo, mi pare. Andiamo a quella più economica, Netflix. O anche Disney Plus se fa l'abbonamento di un anno, comunque simili. 7,99? Ok, ora con la pubblicità puoi anche risparmiare 5,99. Ma facciamo HBO Max, che è il caso proprio. Tu spendi 25 euro, supponiamo. Poi dico una cosa che ho scoperto a casa di Nick. Ma tu, che hai pagato 25 euro, è vero che li paghi tutti i mesi, ma tu, da fruitore, stai frodando il cinema. In che senso? Io, quando sono abbonato a una piattaforma, io posso vedere 15 film al giorno se mi va, 8 serie, 2 film. Per cui, cosa succede? Che tu nei 25 euro stai togliendo soldi alla sala, ma non solo perché non vai in sala, ma perché fai un ragionamento del tipo: ma scusa, questo film esce fra 3 mesi al cinema, fra 2 mesi sulla piattaforma. Perché devo andare al cinema? Pago 25 euro, mi prendo tutto. E allora il discorso è questo, anche di numero di persone. Cioè, se io e Nick, con la zia, con la mamma, col papà, con la sorellina, siamo in 10 che andiamo al cinema a vedere un solo film, supponiamo Mission Impossible, l'ultimo, e spendiamo 10 euro. Senza bevande, benzina, solo il cinema. 8-9 euro. Sono 90 euro per un film solo. Chi fa l'abbonamento spende 25 euro per 150 film al mese. Non conviene, soprattutto se tu metti il tuo film che è andato in sala dopo 2 mesi, al massimo 3 mesi, sulla piattaforma streaming. Perché io faccio sempre questo discorso? Perché il padre di famiglia che ha 3 figli piccolini dovrebbe spendere, che deve andare lui, la moglie e i 3 bambini, sono 5, supponiamo, ok? Deve spendere 50 euro di biglietti, 50 euro di benzina e 50 euro, 30 euro per i popcorn perché i bambini. Perché deve spendere 150 euro quando può aspettare il film a casa? Allora, il punto è, nessuno si è reso conto che a un certo punto il numero degli abbonati streaming finiscono. Cioè io sono abbonato a Netflix, a Prime, ok? Non a Disney Plus perché non glieli do questi soldi manco se mi pagano. E neanche ad altre. Ma io posso spendere fino a un tot al mese. Non è che tutti sono abbonati a qualunque cosa. E qui torniamo e chiudo, poi faccio parlare Nick. Io già al tempo mi accorgevo di questo errore semplicemente matematico. Va bene che le piattaforme streaming sono un modo per attirare le persone, ma ci devi mettere dei prodotti secondari in modo che i tuoi film di punta rimangano almeno 6 mesi al cinema. Non me lo togli dopo 2 mesi. Vedi cosa fa Across the Spider-Verse? Tu lo puoi tenere anche fino ad agosto. Incassi sempre qualcosa. Una saletta comunque la trovi. Se il film piace, se poi non piace, lo togli e lo metti in streaming. Mi sono anche reso conto che la situazione è anche peggiore perché Nick a casa ha Sky. Ok, quanto pagate Sky? Tu lo sai più o meno? Ma sui 20 in realtà al mese. Faccio C'è dentro. 25 con Sky Cinema. C'è Sky Cinema, Paramount Plus, Netflix, giusto? Sì. E c'è anche Incluso. Prime. Esatto, c'è anche Prime dentro? No, premio no. Quindi c'è Per il resto è tutto Netflix, incluso. Paramount Plus. Tu hai già scavallato, cioè tu con Sky hai già fregato sia le piattaforme che i cinema, perché poi su Prime, che è quasi gratuito perché non paghi niente, ci sono i film che escono al cinema 2 mesi prima, che sono usciti al cinema due o tre mesi prima. Quindi una persona perché deve andare al cinema? E questa è la fregatura. E Bob Iger ha detto una cosa giusta. Devono concentrarsi sui film al cinema, se no, i flop che abbiamo visto prima, è chiaro che arrivano. Perché c'è una concentrazione di titoli
a portata di mano e sono troppi, per cui ce li perdiamo pure. Perché diciamo, ah vabbè, ma tanto lo recupero, ah ma tanto lo recupero lì. E quindi non ci va più nessuno al cinema. E se il film non incassa nelle prime settimane, i cinema stessi lo tolgono dalle sale e quindi è tutto un cortocircuito. E anche questo è il motivo per cui la Pixar sta floppando malamente. Perché non hanno lo spazio che meritano, ma come tanti altri film, in realtà. Nick, tu cosa ne pensi? Guarda, io ti dico, Iger l'altro è più di una marea, perché c'è Ron Pellman che l'ha minacciato apertamente, che Iger vuole per lo sciopero aspettare che la gente perda le case, e Pellman gli ha risposto, c'è un altro modo per perdere la casa, sapere dove sta quello che farà queste stronzate, e noi lo sappiamo, quindi è una vera e propria minaccia. In generale concordo anch'io sul fatto che lo streaming sia davvero, cioè, alla fine la famiglia che dice, no, vabbè, abbiamo Disney Plus, aspettiamo ed esce lì. Anzi, secondo me la Disney si è ridimensionata nell'ultimo anno, perché prima davvero dopo un mese stavano lì, adesso sta venendo la Warner, perché ovviamente le Flash ha floppato, le Flash meno di un mese, oggi sta già in streaming. Disastro, eh. Fatto perdere 200 milioni anche più all'azienda. 200 milioni, eh. Andiamocene conto, quindi. Sinceramente, non so che pensare, anche come ho detto, parla di un argomento che ormai a noi è comune, quello delle piattaforme, delle spese, dei ricavi, dei guadagni, delle perdite, allo stesso modo. Quindi, in generale, secondo me, noi comunque, io pago molto, però in realtà meno di quanto pago, perché tanto Prime, anzi a Prime per il lavoro, io allora uso Prime Video. Disney Plus e Netflix sono inclusi in quello. Paramount Plus non lo pago assolutamente. Se per Disney Plus e Netflix ho lo sconto di oltre la metà, Paramount non lo pago. In questo punto, ragazzi, facciamo root placement, abbonatevi a Sky e tutti più felici. Vabbè, non lo so questo, però per dire che uno può non andare al cinema e recuperare tutti i film dell'anno, in un modo o nell'altro, magari con 5 mesi di ritardo, però li ha recuperati tutti. Non ce n'è uno che se lo perde, quindi è un problema questo. Per me è un problema. E questo si lega al fatto che devono abbassare i budget, perché se una serie TV Disney Plus mi costa 20 milioni di euro a episodio, c'è qualcosa che non va. Tutte le serie non devono costare così tanto, perché a meno che, è una proposta che io faccio, ci sto pensando da 2 anni, sarebbe bello che al cinema andassero le serie TV. Cioè tu proponi i primi 2 o 3 episodi di una serie lunga al cinema, così da spingere le persone a vederlo in sala e poi magari a recuperarlo successivamente in streaming. Immagina A me la non nuova piacerebbe. serie. Sì, lo so, ma è una tecnica che può funzionare. Cioè, se tu immaginati. Nuova stagione di Stranger Things, ti dicono, i primi 2 episodi vanno al cinema e formano un film solo, come se fosse un film solo. Ora non lo so quanto durerà. E lo paghi come un film. Poi gli altri episodi arriveranno dopo 2 settimane sulla piattaforma. Tutti vanno al cinema. Strano che ancora non l'abbiano fatto. Va bene, quindi, ma penso che si arriverà anche a questo. E poi andiamo sull'altro argomento importante, lo sciopero degli attori si aggiunge a quello degli sceneggiatori. Qua è pesante, pesantuccio, perché abbiamo parlato nelle settimane scorse dello sciopero degli sceneggiatori, che hanno detto basta, noi non lavoriamo, stiamo a casa, ve li scrivete da soli, con chat. GP, là, come cazzo si chiama? GPT, ve lo scrivete da soli, sti cazzi, ok. E quelli hanno fatto delle varie produzioni, come ha detto Nick, vabbè, e sti cazzi anche noi, cioè, a noi che ci frega, no? Abbiamo già fatto la sigla di Secret Invasion con la intelligenza artificiale, perché dobbiamo farci problemi, tanto si scrivono cose anche migliori delle vostre.
Io sono d'accordo, meno su questo. Cioè, molte sceneggiature sono scritte da persone che non sanno scrivere, quindi tanto vale. Usare un programma del PC, insomma, un'app. Vabbè, scherzo, però è chiaro che se la qualità è questa, uno dice, vabbè, tanto. Però arriva la frittata, perché gli attori dicono no, a noi non ci va bene. Sì, adesso dicono per solidarietà, ma in realtà gli attori hanno un problema, quello dell'intelligenza artificiale pure qui, perché le case di produzione vogliono lavorare su due punti per risparmiare, fra virgolette, ovvero usare i volti degli attori in modo digitale in modo da poterli riutilizzare poi in altri spezzoni, come per le comparse, no? I vari camei di The Flash, quelli sono immagini di repertorio, quindi se gli attori cedono completamente la loro immagine al film di riferimento, la loro immagine può essere riutilizzata ancora e ancora senza alcun tipo di regolamentazione fino ad oggi. E quindi gli attori spingono tanto su questo. Poi si parlava, ed è molto interessante il fatto che gli attori stanno anche sottolineando come non gli vengono pagate, adesso no, non ricordo bene qual è il termine specifico, i loro diritti d'immagine quando vengono riutilizzati nei film, come detto, e quando vendono, perché mi spiego, negli anni 70, 80, 90, quello che è, per ogni copia di un film, una parte del ricavato del DVD, della videocassetta andava agli attori principali, penso, o a tutti, non lo so. Comunque, agli attori principali andava una certa percentuale. Adesso questa cosa non è più possibile perché, essendo molti film messi sulle piattaforme streaming, non puoi sapere chi guarda cosa. Quindi, un po' per la questione dell'intelligenza artificiale, per cui le comparse vengono poi replicate al computer, ma con volti veri, e quindi non solo comparse, ma anche altri attori. E secondo me le case di produzione devono darsi una mossa, perché se no l'anno prossimo è un disastro. Il 2024 non esce niente, perché se gli sceneggiatori si può bypassare, perché uno dice vabbè, cercheranno e si stancheranno di fare lo sciopero, ma se a te manca Tom Cruise o l'attore di riferimento, come fai a fare un film? Come lo vendi? Io vado ora, nel mese prossimo a Venezia. E non c'è nessuno su red carpet. È un problema se gli attori scioperano. Infatti, tutti si arrabbiano ora e non per gli sceneggiatori, quando è grave almeno quanto gli sceneggiatori, quanto gli attori. Strano, tutto molto strano. Io credo che almeno fino a settembre-ottobre non si farà niente, onestamente. Speriamo che da novembre in poi si sblocchi la situazione. Nick, cosa mi dici? Ma guarda, io tra l'altro io ho segnalato, ricordo, per me è un disastro tutta la linea, adesso vedremo, vedremo. Secondo me la svolta arriverà a ottobre, quando c'è il cosiddetto sceneggiatori che perdono, diciamo, i soldi per poter lavorare, devono per forza tornare lì, o magari si trovano un altro lavoro, quindi lì vedremo un po' sul serio come va l'andazzo. Secondo me, personalmente, prima o poi si aggiungerà un accordo, magari anche in quest'anno, però non prima di ottobre. Quindi tutte le produzioni bloccate, non si va avanti con nulla. San Diego Comico non c'è nessuno, le premiere non c'è nessuno, tantissimi film verranno rimandati. Guadagnino è indeciso se rilasciare Challengers a Venezia. Vuole rimandarlo come tanti film. Per me, gli unici certi che verranno al cinema sono Oppenheimer, Barbie, perché tanto sono due robe imminenti, La Casa dei Fantasmi, Tartarughe Ninja e questo. Quindi, dopo agosto, è Blue Beetle. Il film più atteso dell'anno. Sì, esatto, me ne ho pure dimenticato. Come
il piccolo capolavoro del nuovo James Gunn Universe. No, non è Film l'universo visti. di James Gunn. Lo so. Film visti, chiudiamo perché il quiz del cinefilo l'abbiamo spostato a domani. Vado velocemente io. Ok, Diary, abbiamo trovato. Questi li avevo già visti in precedenza, quindi non valgono, non lo dirò. Questo è l'ultimo. L'ultimo che abbiamo visto insieme è... Ah no, ok, questo non l'ho commentato. Daiesis, si dice? Sì, le margheritine. Esatto. L'abbiamo visto insieme con Nick. Io ho dato un voto abbastanza alto, 3 stelle e mezzo, del 66. Film stranissimo, completamente folle, pura sperimentazione cecoslovacca, che adesso mi sfugge il nome, adesso, aspetta che l'avevo scritto qua, che è un nome proprio Nova Vilna, c'è cioè un montaggio folle per una storia piuttosto semplice, non vi dico troppo, è consigliatissimo. Soprattutto se volete avere una visione ampia del cinema per farvi capire che non c'è solo il cinema di intrattenimento, ma anche altre forme ben più poco commerciali. Ecco. È un film folle. Per alcuni sarà capolavoro, secondo me si poteva fare più critica politica visto che c'era modo di farlo. Avanti. Under the Silver Lake, ragazzi, filmone. Filmone, voglio anche citare questo grand'uomo che l'ha diretto, mira, perché chi sei? Ah sì, David Robert Mitchell, che aveva diretto anche quella schifezza di... C'era un altro film che It aveva girato, follows. e infatti Quello era proprio brutto, sì. Under the Silver Lake credo che sia una delle cose peggio pensate che abbia visto nella mia vita, perché è il tipico minestrone che vuole sorprendere ad ogni costo, mischia 7 generi diversi, parte dal noir per diventare un po' demenziale, un po' commedia, un po' è action, poi è thriller, poi è surreale, poi è politico, non si capisce niente, il personaggio va avanti per inerzia e i passaggi fra una scena e l'altra sono molto rivedibili, nel senso che è tutto molto casuale. Ad aggiungere questo, dico che se ci fosse stata una sorta di ironia James Gunniana, se vogliamo dire così, cioè un modo di prendersi in giro, l'avrei tollerato di più perché facevi la parodia del grande complotto, no? Che vuole intrappolare l'individuo moderno. Ma non c'è ironia in questo film, è dannatamente serioso, quindi per me è un film orribile. Poi dura tantissimo per quello che vuole raccontare. Sì, il lato tecnico è decente, va bene, ok, perfetto, però è l'unico aspetto che salvo. È un film che gira vuoto su se stesso, uno dei più peggio pensati che abbia visto nell'ultimo periodo. Nella mia vita no, c'è di peggio, però questo abbiamo detto di no. Memories Avenue, film di Nick DeLarge, c'è la recensione sul canale, quindi non vi dico niente, andate a cercarla. Poi ho visto The Wrong Man, sempre con Nick, che ero lì. Film di Hitchcock, tipico film alla Hitchcock, un innocente si deve scagionare perché non è stato lui, allora si cercano gli indizi, in bianco e nero. Devo dire che mi ha molto deluso, è un film sufficiente sicuramente, ci mancherebbe con quella tecnica e con quella fotografia, ci mancherebbe, ma è un film davvero... Poca sostanza, ecco Hitchcock, per non drammatizzare troppo le vicende reali da cui è tratto il film, ha essenzialmente fatto un quadro neorealista di una vicenda che non è neorealista, cioè lo è, ma è dannatamente almeno per me noiosa nel suo essere neorealista. Non c'è un momento che dici, oh mio Dio, quel montaggio tenta, qua la regia cerca di... C'è una scena interessante nella prigione dove c'è un momento di camera allucinato. Lì sì, tanta roba, ma è Hitchcock, cioè ragazzi, quindi film davvero noioso. E da Hitchcock non me lo sarei mai aspettato. E poi andiamo sul film che mi ha aperto gli occhi. Molly's Game. Aaron Sorkin scrive e dirige questo. Io l'ho C'era, visto. hai visto Capolavoro. anche, con me hai visto anche Kiki. Ah, Kiki, sì,
solo che l'avevo loggato tempo fa, quindi non ne parlo. Ne parli tu di Kiki. Molly's Game, film del 2017 con Jessica Chastain, che per me è il ruolo della vita per lei, è un film incredibile, tratto da una storia vera. Un film che Aaron Sorkin, che al suo esordio registico, cioè non tanto come sceneggiatore, ma al suo esordio registico, certo la regia, se guardiamo il resto del film che è maestoso, appare meno prepotente, perché lui è uno sceneggiatore, ma è un'ottima regia, al servizio della storia. Una storia che non vi dico niente, è mozzafiato perché riesce a interessarti a una vicenda che potrebbe ricordare altri film un po' scorsesiani, no? Di un tale che parla del suo passato criminale con la voce fuori campo e i flashback già visto, però Aaron Sorkin fa le magie, fa i numeri di magia, essendo un genio della sceneggiatura, con un montaggio straordinario, un'attrice straordinaria, dei personaggi straordinari e una regia di tutto rispetto. Quindi per me è un capolavoro della storia del cinema che mi ha commosso, mi ha fatto arrabbiare, mi ha trasmesso tutte le emozioni. Uno straordinario Idris Elba, come tutti gli attori coinvolti in realtà, anche la piccola comparsina te la ricordi? È straordinario. Un film che bisogna vedere, gratuito su RaiPlay. Ah, qua sempre per parlare delle varie piattaforme, avete RaiPlay che è gratuito, quindi perché andare al cinema? La risposta è sempre quella. Io ci vado, però capisco le persone che non ci vanno. No, gli altri dello studio Ghibli o Ghibli non li dico perché li ho visto tempo fa, li ho loggati perché ho aperto una nuova lista su Letterboxd, sulla classifica dei vari film Ghibli che avevo fatto l'anno scorso. E se scrivete al canale Hammer Ghibli avete due video, una live e un video, sempre sullo studio Ghibli, se nel caso vi interessasse. Però vi scongiuro, abbiate pietà di me perché a quel tempo non avevo i mezzi che ho adesso, quindi magari c'è qualche errorino nell'audio che salta, però non mi va di cancellare quel video. Va bene. Nick. Allora, io sarò molto più veloce perché poi dopo devo scappare, quindi anche su film sui quali vorrei passare 20 minuti a parlare, mi asterrò. Allora, Le Margheritine l'abbiamo visto insieme, per me è davvero un film splendido. Non è un capolavoro perché è troppo divagativo, però solo esteticamente è una roba assurda, anche per quel periodo e anche per quel che vuole significare. Quindi, femminismo messo benissimo, davvero benissimo. Però no, non è il miglior film che ho visto negli ultimi anni. Vabbè, film rivelazione, ecco, è stato Under the Silver Lake. Meraviglioso da tutti i punti di vista. Tecnicamente, musicalmente, narrativamente, io invece mi sono fatto prendere dalla storia, da quello che vuole trasmettere. Ne parleremo sicuramente in una live, perché così facciamo un bello scontro. The Wrong Man abbiamo visto, di mio padre Hitchcock, che è, sinceramente è bello, davvero bello, e batte la maggior parte di film che escono quotidianamente, però è un Hitchcock minore, quindi comunque resta un 3 stelle e mezzo, indubbiamente Hitchcock, film brutti fino a non riesce a farli. Ho finito Superbad, l'avevo iniziato, però non l'avevo mai finito perché l'abbiamo iniziato con un amico, poi a questo punto non poteva mai, l'avevo finito, è un film brutto, sì. Però sinceramente non riesco ad odiarlo perché mi ha fatto morire dal ridere, un po' la condizione mia e del mio gruppo di amici. Film brutto, però comunque mi piace. Visto Kiki, che porterò la recensione sia di quello che di Ponyo probabilmente nei prossimi giorni. Caruccio, questo sì, mi è piaciuto. Non è niente di che, non è molto il mio stile, però comunque è molto leggero, molto allegro, mi piace. Per questo lo tocco, ha un minimo di trama. Il finale diventa un film degli Avengers, però vabbè, lasciamo perdere. Ho visto ieri Gli Orecchini di Madame Day, i gioielli di Madame Day di Max Ophuls, che è un capolavoro della storia del cinema. Ne parleremo in una live probabilmente questa settimana. Adesso ci accordiamo. È sul cinema francese, un'opera davvero bella, molto alla Renoir, molto al cinema classico più puro, con anche un bravissimo Vittorio De Sica. E ho finito da poco Piccole Donne,
di Greta Gerwig, che è appunto recuperato per vedere i film della regista prima di Barbie, che non è male. Pensavo fosse una merda, un po' come Lady Bird, invece un buon film. L'estetica è davvero bella, specialmente la fotografia che ho amato, bella riproduzione di costumi. Il problema è la prima parte, che è molto molto divagativa, mentre la seconda invece ha anche un tocco interessante. Quindi tutto sommato, dai, 3 stelle proprio striscio filato. Dipende, se mi alzo domani gli do 2,5, però dai, tra le 2,5 e le 3, un 5,5 sarebbe. Ok. No, mi sono reso conto che non abbiamo tempo per parlare di Mission Impossible, ma lo facciamo in spoiler venerdì. Direttamente inutile che stiamo qua a dire uno spoiler, che siamo parziali. E niente, abbiamo finito. Vi aspetto domani, speriamo, per il primo appuntamento del quiz del cinefilo. Una mezz'oretta intensa, ora ci penso se farlo, se riesco. E saluto Nick. Ciao. Ciao!